Se gin gin, se no gin xiao. No, no, state tranquilli, vedo gente che si spaventa, non è cinese, no, 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 state tranquilli. È dialetto milanese, gin 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 no xiao. E beh, insomma, è una presentazione ottima per lui, il reietto, lo scacciato, da tutta Italia, il vengo anch'io, no, tu no. Signore e signori, Enzo Iannacci. Che accoglienza, che hai avuto Enzo, no? A parte, non male. Non male, non male. A parte il fatto che devo ringraziarti per aver dato il titolo alla trasmissione, te l'abbiamo rubato praticamente, no? Vengo anch'io, no? E poi, prima cosa, dato che siamo amici, permettimi di dire una cosa. Beh, certe canzoni sono belle, cioè, sono tutte belle le tue canzoni. Alcune sono difficili da capire, perché sono in stretto dialetto milanese. Parlo per l'Italia centro-sud, naturalmente, no? E poi ci ha abituato il cinema italiano, negli ultimi tempi, questi film in romanesco sempre. Anvedi, Anando! Come si dice in milanese? Anvedi, Anando? No? Puoi tradurre? Sì, sì. Però... Sì, coraggio. Questo là. Come... Giordano, ti vedrei, guarda. Che Giordano capisce. Se vedrei a guardare. Se vedrei a guardare, dicono, non è mica molto facile. Giordano, se vedrei a guardare. Il mio amico, Giordano, se vedrei a guardare. Io ho pensato per questa tua interpretazione, di metterti come all'ONU. Sai che ci sono i traduttori simultanei con la cuffia, no? Che traducono simultaneamente. E abbiamo invitato due attori simpaticissimi per aiutarti in questa bisogna, Antonella Steni ed Elio Pandolfi.